che oggi in particolare, ed è un fatto curioso che ho appena appreso, l'idea di utilizzare questi sacchi di juta l'ha avuta Ibrahim per la prima volta nel 2012 proprio a un confine, quando andava a visitare un amico in Burkina Faso, e i confini tra il Burkina Faso e il Ghana, ma i confini in tutto il mondo, sono molto meno porosi di quanto a noi sembrino, con i nostri privilegi di passaporti accettati in tutto il mondo, e passando molte ore appunto al confine compilando documenti e così via, ha avuto modo di osservare questi camion che trasportavano le merci, e alle merci in un certo senso erano concessi privilegi che alle persone non erano concessi. Le merci potevano viaggiare in questi sacchi più liberamente, in un certo senso, delle persone, e da lì ha iniziato a sviluppare questa idea che il sacco di juta fosse una metafora del corpo, fosse una rappresentazione della persona, della figura che fino a quel momento Ibrahim ancora dipingeva appunto in maniera, diciamo, tradizionale. Quindi in un certo senso il confine è già in maniera fondante presente nel lavoro e nell'utilizzo di questi sacchi, e qui a Porta Venezia ovviamente si carica di tanti altri significati. A giocare, come dire, con le libere associazioni, pensavo stamattina che a poche porte più in là su Porta Venezia c'era la sede del Movimento Futurista, che forse non sarebbe stato così accogliente nei confronti degli stranieri, ma che certo immaginava Milano come una capitale internazionale, no? Marinetti chiamava Milano la caffeina d'Europa, e il livello della Art Week di Milano, del lavoro che Alessandro Lavottini sta facendo con MiArt, e anche della Settimana del Salone, sono tutti esempi in cui Milano si riconferma città cosmopolita, città internazionale, città multiculturale, e chissà, magari appunto caffeina d'Europa ancora una volta. Rispetto alla storia dell'arte ovviamente italiana, quando si parla di sacchi e di sacchi di juta è necessario ricordare la memoria, la presenza di Alberto Burri. È una presenza che non è direttamente legata alla formazione, al pensiero di Ibrahim Ahma, ma che qui ovviamente è presente quando l'opera di Mahama viene contestualizzata in Italia. Una delle letture più singolari, più interessanti del lavoro di Burri era quella di John Sweeney, che era il curatore del Guggenheim di New York, che intratteneva con Burri una relazione molto personale e continua per tanti anni, e Sweeney in uno dei suoi primi testi su Burri descrive i sacchi di Burri come garze che vengono applicate sulle ferite della storia, cioè garze che riparano i traumi della storia. In un certo senso credo che quella lettura sia quanto mai interessante anche per leggere il lavoro di Ibrahim nel contesto di Milano e soprattutto dell'Italia di oggi. C'è un aneddoto che forse non so se l'assessore può confermare o meno, ma che c'era stato raccontato anni fa, che durante la Seconda Guerra Mondiale la Madonnina sul Duomo era stata coperta con tessuti di camouflage, cioè era stata messa la divisa. Non so se era un atto ironico o un atto di protezione, ma è un aspetto al quale continuo a pensare guardando queste grandi sculture urbane. Speriamo appunto che non siano foriere di cattive notizie, ma certo ci parlano di un momento appunto anche di tensioni e di costante allerta rispetto alla relazione appunto tra il sé e l'altro, tra la casa e lo straniero. Vi do magari qualche numero che trovate anche nella cartella stampa, che credo siano sempre interessanti anche per capire le risorse e l'expertise che la Fondazione mette in campo, e in questo senso sono anche molto grato a tutto.